utilizzare il metodo dei ruffini e di non poterti gondolare sulla sedia? Vorresti conoscere la verità sulla spedizione dei mille e sulla scoperta dell'America? Sì, la scuola mattonista! E ti parleremo anche dello sfruttamento dei bambini per l'estrazione del cobalto! Buongiorno e benvenuti ad una nuova lezione di latino della scuola mattonista, lezione terza del corso di latino, in cui ci vediamo la seconda declinazione. Sarà un po' noioso all'inizio, con ancora, diciamo, tabelle e discorsi di grammatica come la scorsa lezione, ma se riuscite ad arrivare alla fine dovremmo riuscire a dire qualcosa anche sul testo che stiamo leggendo, qualcosa di interessante. Andiamo allora a riprenderci in mano il testo della scorsa volta, cioè l'inizio del libro della Genesi nella versione latina della Vulgata, datane da San Girolamo. Leggo ancora una volta il testo latino e la sua traduzione. In principio creavit Deus celum et terra. Terra autem erat in anis et vacua, et tenebre super facem abissi, et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus fiat lux, et facta est lux, et vidit Deus lucem quod esset bona, et divisit lucem ac tenebras, appellavitque lucem diem, et tenebras noctem. Factumque est vesper et mane dies humus. Dixit quoque Deus fiat firmamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. Traduzione. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. E chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse, sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Molto bene. Nella scorsa lezione abbiamo considerato alcuni nomi, alcuni sostantivi femminili, come terra, tenebre, acqua, e abbiamo visto la loro declinazione, cioè come in base alla loro funzione logica, al loro genere, no, ma al loro numero, cambiassero desinenza, cioè finale di parola. Oggi vediamo altri sostantivi che si comportano allo stesso modo, come tutti i sostantivi in latino, cioè declinandosi secondo funzione logica, cioè caso, genere e numero. I sostantivi su cui ci concentriamo oggi sono quelli ovviamente che ho sottolineato nel brano. Quello, diciamo, più facile, più noto probabilmente, sta subito nel primo versetto ed è Deus. Deus, in questo primo versetto, è ovviamente il soggetto. Deus creavit celum et terra. Dio creò il cielo e la terra. Se però noi andiamo nel secondo versetto, troveremo di nuovo la parola Deus, qui non ci possiamo sbagliare perché è l'unico maiuscolo che ricorre in questo brano, con una desinenza diversa. Al posto di Deus, Dei, e si trova dopo la parola Spiritus. La traduzione che viene data sotto è Spirito di Dio, Spiritus Dei. Bene, questo cambiamento segnala il passaggio, diciamo, da una funzione di soggetto a una funzione di complemento di specificazione, no? Che specifica lo spirito di cui si sta parlando. E dunque il caso nominativo della parola che significa Dio in latino è Deus, us, è la desinenza, mentre il caso genitivo, cioè quello che esprime il complemento di specificazione, è Dei con la I. Come abbiamo detto, ci sono altri casi. Per esempio c'è l'accusativo, quello dell'oggetto. Vedete che nel primo versetto avevamo visto Deus creavit terram, terram con la M finale. Ma non c'è solo terram in questo primo versetto, c'è anche celum. E celum anch'esso è accusativo. È la desinenza dell'accusativo. E quindi abbiamo già tre casi, il nominativo, l'accusativo e il genitivo. Un altro caso, ovviamente tutti questi al singolare, un altro caso è l'ablativo,
che è quello che di solito segue le preposizioni o segue molte delle preposizioni del latino. E anche questo ce l'abbiamo nel primo versetto. Infatti la Bibbia inizia con le parole in principio. In è una preposizione che, diciamo, quando è accompagnata da un caso ablativo, esprime il complemento di stato in luogo. In questo caso ovviamente uno stato in luogo figurato, che è un complemento di tempo determinato sostanzialmente, e quindi in principio viene da un nominativo, poi vedremo principium, e però quella desinenza o è la desinenza dell'ablativo. Qui quindi vediamo lo stesso fenomeno che avevamo visto per terra, acqua, tenebre, per questi nomi, Deus, Celum, Principio. Ora, Deus è un nome maschile, e infatti finisce per us. Cosa succede al versetto 6? Andiamo a vedere che cosa è stato sottolineato. Cioè, dixit quoque Deus, questa è una frase, Dio disse, due punti, in latino non si scrivono ma ci sono, fiat firmamentum, questa è un'altra frase. Fiat è il verbo, sia è un congiuntivo del verbo fio, terza persona singolare, la T della terza persona singolare, il cui soggetto è firmamentum. Noi avevamo visto che celum con la M era la desinenza dell'accusativo. In questo caso, questa desinenza viene utilizzata per un nominativo, cioè per indicare il soggetto della frase. È il firmamento che viene ad essere, no? Quindi fiat firmamentum, firmamentum soggetto. Come mai questa cosa? Non dovrebbe essere firmamentus come Deus creavit? No, non lo è, perché nella seconda declinazione, che è lo schema secondo cui si declinano questi nomi che stiamo vedendo, esiste una declinazione per i nomi di genere maschile, come Deus, e una declinazione per i nomi di genere neutro, come Principium e Firmamentum. Questo è una novità, perché in italiano noi il neutro non ce l'abbiamo. In latino esiste questo terzo genere, che è il neutro, e che di solito comprende nomi che indicano oggetti inanimati. Non è detto, cioè, in realtà questi tre generi non sono tre generi reali, non sono un'analisi della realtà, sono tre generi grammaticali che funzionano nell'ambito della grammatica della lingua. Qualche volta corrispondono effettivamente, in molti casi corrispondono a nomi, a entità maschili, femminili o nell'uno nell'altro e inanimate, ma non sempre è così. Quindi vanno un po' presi anche per convenzione queste categorie di genere. Quindi esistono nomi maschili e nomi neutri che però fanno entrambi parte della seconda declinazione. Perché fanno entrambi parte della seconda declinazione? Se vi ricordate, della prima declinazione avevamo detto che comprende nomi la cui vocale tematica è la A. La radice, per esempio, di terra era ter, poi si aggiunge la A, vocale tematica, e poi ci si aggiungono le desinenze, M, la E, che si aggiunge per fare terre, terre al plurale o al genitivo, al dativo e così via. Qui la vocale tematica è una O che in latino si dice oscurata. Spesso, ma non sempre, in una U. Quindi abbiamo Deus, firmamentum, ma anche principio. Va bene, questa è un po' la spiegazione teorica, complicata e tutto quanto, ma alla fine, diciamo, per leggere i testi, che cosa ci serve sapere? Ci serve sapere questo, cioè la tabella della declinazione. Io ho preso due nomi, uno dal brano che abbiamo appena letto e l'altro è un nome piuttosto comune in latino, animus, che indica la mente, l'intelletto, il carattere,
l'emozionalità all'interno dell'essere umano e faccio vedere la declinazione di un nome maschile, appunto animus, e di un nome neutro, appunto firmamentum. Ve la leggo rapidamente. Al singolare, animus, fa animus, animi, animo, genitivo dativo, animum, accusativo, anime, con una e, al vocativo, animo, all'ablativo. Al plurale, animi, animorum, animis, animus, animi, animis. A sua volta il neutro, firmamentum, firmamenti, firmamento, firmamentum, firmamento, firmamento. Firmamenta al plurale, firmamentorum, firmamentis, firmamenta, firmamenta, firmamentis. Alcune cose da notare di queste due declinazioni. Intanto, appunto, la differenza al nominativo singolare fra neutro e maschile, animus, firmamentum, con il neutro che ha questa caratteristica, che i casi retti, cioè nominativo, accusativo e vocativo, sono sempre uguali. Firmamentum, firmamentum, firmamentum. E anche al plurale vale la stessa regola. Il neutro ha sempre i casi retti uguali. Firmamenta, firmamenta, firmamenta. Invece non è così per il maschile, che ai casi retti ha animus, animum, anime, e al plurale animi, animi, il nominativo e il vocativo, e animos all'accusativo. Notare che l'accusativo singolare, come avevamo visto prima, non si distingue il neutro dal maschile, è sempre um. Poi, i casi obliqui, cioè il genitivo, il dativo e l'ablativo, sono identici per il maschile e il neutro. Animi, animo, firmamenti, firmamento, animo, firmamento, firmamentorum, firmamentis, animorum, animis, firmamentis, animis, insomma, avete capito. Notate che i casi obliqui plurali sono identici a quelli della prima declinazione, quindi quando trovate un nome in is non potete sapere se è della prima, della seconda o della seconda declinazione, se è maschile, femminile o neutro. Dovete conoscere la parola o andare per tentativi cercandola sul dizionario, insomma. Ah, ancora una volta per il maschile animi genitivo e animi nominativo plurale, genitivo singolare e nominativo plurale possono confondersi come avevamo visto per acque, acque nella prima declinazione, però il dativo in questo caso è diverso e coincide all'ablativo, animo, animo, firmamento, firmamento, sia al singolare che al plurale. Insomma, ci sono un po' di coincidenze, un po' di differenze. La cosa migliore da fare è imparare a memoria, poi vedrete gli esercizi. Ovviamente, come tutte le regole, anche questa ha le sue eccezioni e la prima eccezione che impariamo è già nel nostro testo ed è la parola Deus, che in latino è un po' eccezionale nella sua declinazione, intanto perché, come potete vedere dalla tabella, esiste anche al femminile, quindi è una parola che ha una versione maschile che si declina secondo la seconda declinazione che abbiamo appena visto e una parola femminile che si declina secondo la prima declinazione che abbiamo visto la scorsa lezione. Quindi abbiamo Deus Dei, Deo, Deum, poi il vocativo è un po' problematico. Nei testi classici il vocativo singolare non è molto attestato, nei testi cristiani ovviamente esiste perché i cristiani sono monoteisti e quindi c'è questo Deus Dee, c'è una oscillazione fra la versione regolare che sarebbe Dee e invece semplicemente il riutilizzo del nominativo Deus e poi Deo. Il vero problema è dato dai plurali perché abbiamo Dei piuttosto che oppure di, che può essere scritto con una i lunga oppure con una doppia i. Poi deorum, che può diventare deum, deis, dis, dis, sempre con questa idea che la i lunga si può scrivere come due i, deos, vocativo come il nominativo, questo è regolare rispetto alla seconda declinazione, e ancora una volta ablativo come dativo, anche questo regolare.
La versione femminile è per lo più regolare, dea de de, deam dea dea, de dearum, e poi abbiamo il dativo e ablativo plurale che possono essere o dis, quindi più bene o male regolari, anche se possono confondersi col maschile plurale, oppure questa forma deabus che ritroveremo, diciamo, questo bus lo ritroveremo più avanti quando faremo la terza declinazione e che fa da desinenza del dativo ablativo plurale, poi deas de perfettamente normali. Bene, con questo diciamo abbiamo esaurito la parte di grammatica e possiamo dedicarci a qualcosa di più divertente, e cioè a dei principi di storia biblica, cioè di storia del testo della Bibbia. Si tratta giusto di dare un'infarinatura riguardo la storia del testo della Bibbia. Qui, diciamo, quando parlo di Bibbia, per ora parlo soltanto dell'Antico Testamento. Il Nuovo ha una sua storia indipendente. E per vedere, insomma, la storia del testo, ci aiutiamo con questo bello schemino che ho fatto a mano, perché sono troppo boomer per riuscire a fare una roba così complessa al computer. E partiamo guardando questa linea blu. Questa linea blu che indica la storia del testo ebraico. Tutti noi, penso, sappiamo che l'Antico Testamento è stato scritto originariamente in ebraico. Bene, questa, diciamo, è una nozione di senso comune. È stato scritto, ma non dobbiamo pensare che sia stato scritto come se fosse un libro che semplicemente un autore nel giro di un anno, 2 anni, si siede e scrive. L'Antico Testamento, la Bibbia, non è un libro, ma è una biblioteca, è un'intera letteratura. E quindi un insieme di opere diverse per genere, per argomento, per autore, che si sono formate con il tempo. E questa formazione del corpus biblico, del corpo dei testi della Bibbia, ha inizio probabilmente intorno al IX secolo, nel senso che i materiali più antichi che abbiamo si possono datare al IX secolo avanti Cristo e prosegue per molti secoli fino al primo avanti. Quando, quindi, questa fase qui segnata da questa linea. Io l'ho chiamata composizione nel senso che non è soltanto la scrittura ex novo di cose, ma è anche la raccolta, la redazione di cose già esistenti. La creazione di libri a partire da resoconti più piccoli, da fonti più piccole, cioè c'è un lavoro che è vario, non solo di scrittura, ma anche di appunto redazione ed edizione che va avanti continuamente, che corrisponde, diciamo, alla storia di Israele nell'età antica, prima del primo avanti. Questo lavoro va attenuandosi nel primo secolo, l'ultimo libro che è presente nel canone cristiano, ma non in quello ebraico, Siracide, più o meno viene composto in quest'epoca, e a questo punto, diciamo, i libri della Bibbia sono stati composti, perlomeno. Proprio perché la storia della composizione non è una storia univoca, unilaterale, ma è un insieme di storie, di composizioni di testi che sono stati rivisti, rimaneggiati, uniti, divisi e così via. Quando arriviamo al primo secolo, quando cioè ci sono tutti più o meno i testi che diventeranno la Bibbia ebraica che conosciamo, non ci sono solo quei testi, cioè c'è una varietà di versioni o di lezioni del testo biblico che convivono. Sulla base del fatto che ovviamente non esistendo la stampa né un'autorità centrale forte che potesse imporre un testo autoritativo, ogni volta che si ricopiava la Bibbia o dei singoli libri, sì, facevano ovviamente dei lavori di selezione e di anche errore spesso, e quindi esistevano diverse versioni. Questo viene sentito ad un certo punto come un problema. E pian piano inizia un processo di fissazione del testo biblico che, diciamo, ha il suo grande
alla sua grande accelerazione con la distruzione del Tempio nel 70 d.C. e finisce all'incirca nel secondo secolo d.C. A questo punto il testo biblico è fissato, cioè più o meno il testo che gli ebrei hanno nel secondo secolo è lo stesso che avranno per il resto della loro storia. Il problema è che l'ebraico scrive solo le consonanti e non le vocali, quindi il testo fissato nel secondo secolo è un testo solo consonantico. Questo sembra una minuzia, ma in realtà significati di alcune parole possono cambiare anche drasticamente in base alla vocalizzazione che si sceglie. Per cui il testo del secondo secolo non è niente affatto già in tutto il testo che leggiamo oggi. Com'è che si forma il testo vocalizzato che si legge oggi della Bibbia in ebraico? Si forma fra l'ottavo e il nono secolo, quando un gruppo di famiglie di farisei, cioè di rabbini di Tiberiade, della Galilea, i cosiddetti Masoreti, si occupano di fare uno studio filologico del testo biblico, di fare ricerca e arrivano ad una vocalizzazione più o meno unitaria del testo biblico, è la cosiddetta Masora, è questo fenomeno di fissazione del testo vocalico, vocalizzato. Questo è un processo anche questo lungo, però un pochino più ordinato dei primi due, che alla fine, all'intorno al IX secolo, va a finire, va scemando, si arriva a un testo più o meno autoritativo, e questo testo, se vogliamo, è fissato da uno dei primi testimoni completi della Bibbia ebraica che noi possediamo, che è il Codice di Aleppo, che risale proprio al X secolo e che ha già le vocali, le consonanti, e che bene o male, le cui lezioni, la cui versione del testo, bene o male si conserva immutata per tutta l'epoca medievale, quando il testo veniva copiato a mano, fino all'edizione Soncino della Bibbia, che è la prima edizione completa, 1488, prima edizione completa a stampa. Da lì in poi la storia della Bibbia ebraica è tutta diversa. Bene, detta così, sembra una storia abbastanza lineare di un testo che si viene fissando e che è il testo originale. Il problema è che le cose non stanno proprio così, cioè in questi due punti, la fissazione del testo consonantico e la parte svolta dai Masoreti, ci sono stati dei colli di bottiglia, cioè dei testi che noi, dei testi alternativi sono stati eliminati dalla tradizione e si sono fatte delle selezioni. E quindi le possibilità interpretative del testo si sono ristrette in un certo senso. E se noi avessimo solo il testo ebraico, tutto questo non lo capiremmo, non riusciremmo a saperlo. Lo sappiamo perché abbiamo delle tradizioni alternative che si sono più o meno conservate. Una molto famosa sono i rotoli di Qumran, testi ritrovati sul Mar Morto di vario genere, natura e lingua, e che però testimoniano la coesistenza di diverse versioni degli stessi libri biblici contemporaneamente. E così anche il Pentateuco Samaritano, cioè i primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, utilizzati dalla setta dei Samaritani, che sono ancora alternativi al testo che poi si è fissato. È stato fissato dalle autorità giudaiche fra il primo secolo avanti e dopo, e diciamo subito dopo la fissazione del testo consonantico, ma prima della Masora, la Peshitta, cioè la versione siriaca dei testi ebraici. Ma ancora più importante di queste versioni, probabilmente, è la traduzione in greco dei 70. Avremo modo di riparlare di questa traduzione che si è svolta disordinatamente, cioè a partire dal Pentateuco, ma senza che ci fosse un'unità di intenti o un'unità di autore o di tecniche traduttive o di utilizzo di un testo originale. Si è andati un po' per tentativi e per
E per diverse occasioni, e infatti è durata probabilmente dal III secolo avanti Cristo fino al primo avanti, e questa traduzione cosiddetta dei 70 in greco presenta un testo spesso drasticamente diverso da quello ebraico, perché appunto la traduzione si è completata prima che la fissazione consonantica del testo ebraico avesse luogo. Questo testo, anch'esso estremamente variegato, è andato incontro a diverse recensioni, aggiustamenti editoriali, ma la cosa interessante è che il Codex Vaticanus, che contiene una versione intera della traduzione dei 70, è più antico del primo testo completo in ebraico della Bibbia. Quindi, in realtà, parlare di originale per il testo proveniente dal codice di Aleppo non è così filologicamente corretto, cioè il codice di Aleppo è importantissimo, il testo ebraico è importantissimo, però il testo preservato nel Codex Vaticanus, per esempio, comunque nella traduzione dei 70, fornisce una importantissima versione alternativa che va tenuta in considerazione e che di fatto ha pari antichità e dignità del testo ebraico. Dalle recensioni e dalle diverse versioni dei 70, in modo del tutto disordinato, già dal secondo secolo d.C. abbiamo testimonianze di traduzioni in latino, quindi passando per il greco, senza conoscenza diretta dell'ebraico, della Bibbia. Queste traduzioni vengono convenzionalmente etichettate con il nome di Vetus Latina, l'antica traduzione latina. Non dobbiamo pensare che si tratti di un libro, cioè di una traduzione, come se la Vetus Latina esistesse come un libro fisico o un progetto editoriale. La Vetus Latina è un'etichetta di comodo degli studiosi per indicare tutte le testimonianze, i pezzi di papiro, i rotoli, i codici che presentano un testo dell'Antico Testamento in particolare. Latino diverso da quello della Vulgata. E questa diversità viene attribuita al fatto che si è tradotto dal greco e si è continuato in maniera appunto varia, disordinata in base a luoghi, tempi e occasioni, e queste traduzioni sono sopravvissute per tantissimo tempo. Praticamente per tutto il Medioevo hanno affiancato e spesso contaminato la Vulgata. La Vulgata, appunto. La Vulgata è un testo unico fra tutti quelli che abbiamo visto, perché questo sì nasce da una volontà autoriale ben precisa e da un progetto editoriale unitario, più o meno. E cioè nasce dall'idea di Girolamo, o San Girolamo, di tradurre. Ritradurre l'Antico Testamento non più passando per il greco, ma stavolta direttamente dall'ebraico, come questa freccia blu dovrebbe dimostrare. E appunto nel corso di più decenni Girolamo si impegna in quest'opera di traduzione della Bibbia dall'ebraico in latino, tenendo sempre però conto della Vetus. Perché ovviamente c'erano Bibbie già in uso nelle comunità e stravolgere l'uso non era opportuno. Quindi Girolamo tiene sempre conto di cosa è stato tradotto, di cosa esisteva prima. Comunque, l'opera, per quanto complicata, tenendo conto di diversi fattori e così via, è frutto di un autore, bene o male, di un autore solo che dà la sua interpretazione. Questa è quella che viene chiamata Vulgata perché poi pian piano, in realtà molto lentamente, la versione di Girolamo si imporrà su tutta la cristianità occidentale e di fatto dominerà il Medioevo fino alla Bibbia di Gutenberg, che è il primo libro, come forse tutti sanno, il primo libro stampato, 1455, è una versione della Vulgata in latino di San Girolamo. E questo un po' per capire da dove viene il testo che abbiamo letto prima di Genesi, no?
È una storia assai complicata, anche assai affascinante, su cui si potrebbe rimanere molto più tempo, ma diciamo per il momento questo è tutto. E a una prossima lezione di latino. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella per rimanere aggiornati sulle ultime lezioni della scuola mattonista.